Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio della Biblioteca della Fotografia. Io sono Aldo Giarelli e oggi vi parlo del più grande bagno di sangue per fotografi, il portfolio. Di Augusto Pieroni, Portfolio, costruzione e lettura delle sequenze fotografiche, edito per i tipi della Postcard e costa 25 euro. Bravo Augusto, hai fatto un libro bellissimo di cui se ne sentiva veramente la mancanza. È un libro organizzato benissimo che ci parla in maniera approfondita di cosa sia il portfolio, di come lo si organizzi e di come presentarlo. Ora, chi di noi ha già organizzato un portfolio? Sa il bagno di sangue che rappresenta. Fare un portfolio e avere tanti bambini da portare a Gardaland e poter scegliere solo pochi e dover dire tu non vieni a Gardaland, tu resti a casa e tu vai con la zia che ti riempie di baciotti bavosi. Augusto Pieroni, puoi querelarmi per questo esempio. Lui non l'ha detto, l'ho detto io. Innanzitutto, il libro parte con lo spiegare che cosa sia un portfolio, non solo dal punto di vista concettuale delle foto, ma proprio dal punto di vista fisico. Il portfolio che può essere su carta, presentato con passepartout, in scatola, presentato in formato elettronico. Poi spiega in cosa consista un portfolio, cioè che tipo di immagini vanno a formare un portfolio e anche come si fa un portfolio in base a chi lo dobbiamo presentare. Se devo fare un portfolio per una lettura personale del mio lavoro e quindi da presentare ad altri fotografi, a critici, a editor, in quel caso è bene fare un portfolio magari che parli più di me, ma se lo devo presentare a un cliente, è bene che sia un portfolio che faccia vedere quello che so fare al meglio. E viceversa, se lo devo presentare a una rivista, è bene che il lavoro sia coerente per la rivista e per quel tipo di stile editoriale che possono avere. Si passa quindi alla parte clou, cioè che foto ci devo mettere nel portfolio, e qui inizia una serie veramente corposissima di ottimi consigli per decidere i bambini da lasciare a casa. E sono tutti consigli che valgono per qualsiasi tipo di fotografo. Per esempio, se io ho un portfolio costituito quasi interamente da foto in bianco e nero e poi ne ho una a colori di una bellezza e di una unicità e di uno splendore, la inserisco o non la inserisco nel portfolio? E se non la inserisco, che fine fa quella foto così meravigliosa? Per aiutarci a fare una scrematura efficace del portfolio, Augusto Pieroni spiega quattro concetti in maniera veramente esemplare. Parte dal mucchio di foto, lo razionalizza a un gruppo di foto, fino ad una serie di foto ed infine a una sequenza di foto. La sequenza di foto, che è anche citata nel sottotitolo del libro perché è il fine del nostro portfolio, deve avere da una parte una coerenza, quindi tutte le foto devono raccontare la stessa cosa, cioè noi, il nostro lavoro, la nostra visione. E devono dialogare tutte l'una con l'altra e ci spiega come fare sì che queste foto dialoghino. Ma non solo, ci parla anche del ritmo, della tensione e della distensione, di con che foto si inizia, con che foto si continua e con che foto si finisce un portfolio e anche quando, come titolare un lavoro. È un libro molto utile non solo per il portfolio, ma per tutti quelli che vogliono fare un progetto fotografico, hanno un enorme corpus di foto e vogliono razionalizzarlo in un progetto più organico. O anche chi vuole fare una mostra e su un tot di foto che ha non sa quali presentare in esposizione. Alla fine di ogni capitolo ci sono degli esercizi, anche solo farli a mente ci aiutano a focalizzare e a capire meglio tutti gli argomenti trattati nel libro. Il libro è pienissimo di immagini, quindi è ancora un aiuto ulteriore per capire certi concetti perché visivamente immediatamente ci arrivano. Alla fine ci sono anche dei casi di studio in cui ve ci vengono presentati una decina abbondanti di portfolio con tutto il commento critico e quindi
ci possono servire anche di ispirazione e a capire che cosa un lettore di portfolio guarda in quelle foto. Io ho avuto la fortuna di acquistare questo libro poco prima di una lettura di un mio portfolio che ho fatto a Cortona on the Move e che è andata abbastanza bene, mi hanno dato veramente un sacco di consigli utilissimi. Aver organizzato il portfolio tenendo in mente i consigli del libro di Augusto Pieroni probabilmente ha contribuito a esporre in maniera molto più chiara chi sono io, che cosa voglio fare nella vita e quali consigli mi aspetto da un editore, da un curatore e da tutti quelli con cui ho fatto una lettura. Il libro secondo me è un libro validissimo perché è esaustivo, in ogni singolo capitolo, ogni singolo aspetto del portfolio viene sviscerato in maniera pazzesca. Il prezzo è più che abbordabile, ci sono un sacco di immagini, la carta su cui è stampata è veramente una bella carta, che è una cosa che si dice raramente di un libro, però proprio la sensazione tattile di peso è proprio bella, ha solo un difetto, che è la cultura di Augusto Pieroni. Augusto Pieroni, da poco ho cambiato casa, abito a Collegno, vienimi pure a picchiare se lo reputi opportuno. Augusto Pieroni ha un'enorme cultura in ambito artistico, letterario, poetico, musicale e non la nasconde tanto, nel senso che per spiegare alcuni concetti relativi al portfolio fa delle digressioni anche abbastanza lunghe, anche un po' troppo lunghe, su altri argomenti che per lui sono affini. Mi spiego. Se per spiegare il ritmo all'interno di una sequenza fotografica io faccio una digressione di una pagina e mezza sul ritmo nella musica jazz utilizzando dei termini molto propri perché si vede che il libro è scritto molto bene e io non ne capisco niente di musica e quindi quelle due pagine per me rallentano tantissimo, per l'appunto, il ritmo di lettura. Io avrei preferito tutti questi approfondimenti, da quelli sulla poetica giapponese, sulla musica, sull'arte, eccetera, magari sviluppati in dei piccoli box all'interno delle pagine, box che possono essere box di approfondimento, quindi io se voglio li leggo, se non voglio non li leggo. A parte questo, è un libro da correre e comprare. Io vi ringrazio per aver seguito, non fate la spia con Alberto Pieroni subito che vi conosco, dicendogli però ha detto che tu sei troppo colto perché lui è un ignorante che non riesce neanche a tenere il tempo con la batteria. È vero, quella parte da me ha proprio rallentato tantissimo e continuava a leggere e leggere, dice cosa sta dicendo, cosa sta dicendo, capisco niente. Tutto il resto l'ho capito, spero, e ve lo consiglio. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.